essere preoccupato per quello che ha detto il capo di questa azienda oggi a Roma. Dovrei essere molto preoccupato, però vedete che ballo e me ne fotto. Non credo ci fosse un riferimento esplicito a questa emissione radiofonica, che peraltro è edita, è messa in onda dalla medesima Confindustria. Però non sono preoccupato, semplicemente me ne fotto, perché non liscio il pelo a nessuno. Figuriamoci se liscio il pelo ai Novax, cosiddetti Novax. Li lascio parlare, certamente, in piena libertà, perché questo è il tempio della libertà. E chi vuole capire, capisca. Questo è il tempio della libertà. E che nessuno provi a mettere la mordacchia al tempio della libertà. Certamente la libertà è anche responsabilità, però noi la mettiamo un po' in secondo piano, la responsabilità. La mettiamo un po' in secondo piano, perché prima viene la libertà. Quando uno comincia a dire la responsabilità, è chi la decide la responsabilità? Chi la decide la responsabilità, caro Parenzo? Chi la decide la responsabilità? Dimmelo tu, chi la decide? In diretta qui da Milano, David Parenzo. Io fossi te comincerei a sentire il tic-toc del tempo che corre, le lancette che scorrono. Per te è finita ormai, perché oggi, e qui mi devo alzare in piedi, Presidente Bonomi, che ringrazio e saluto come tutta la Confindustria, ha detto delle cose molto chiare e precise che forse possiamo far riascoltare per intero. Sono circa 35 minuti di intervento, per intero, no, un pezzettino. E forse sarebbe il caso di sostituire questa trasmissione con quell'intervento. Parole molto chiare su chi flirta con i Novax. E io subito, appena ho sentito queste parole, voglio confessarti che ho sentito l'intervento di Bonomi in piedi tutto il tempo, ero qua a Milano. Che leccacura. E non l'ho fatto per piaggeria, l'ho fatto perché è in segno di rispetto. Vabbè, vai al sodo. Comunque al sodo. Sentiamo che cosa ha detto il Presidente. Confindustria sopporrà a tutti coloro, ecco, che vorranno intralciare, esatto, il processo delle riforme. Vabbè, da chi questo flirta con i Novax invece di pensare alla sicurezza di cittadini e lavoratori. Eccolo qua! E chi è che flirta con i Novax? Chi flirta, cari amici? Chi? Chi? Chi è che io non voglio dire niente? Non voglio accusare il mio amico. È quello che in fondo mi ha portato qui, perché bisogna essere sinceri, 10 anni fa è lui che mi ha aperto le porte di questa straordinaria azienda. Ma oggi purtroppo dobbiamo combattere il virus. E chi è stato? Chi è che da 2 anni non solo flirta, li invita, li asseconda, li titilla, parla di grande reset? Chi è? Nome e cognome, il suo nome è un nome biblico ed è Giuseppe. Il suo cognome è il cognome di uno dei più grandi urologi italiani, Crogiani. E allora se si mettono insieme il nome e il cognome, caro Bonomi, il nemico ce l'hai in casa. Risentiamo cosa ha detto Bonomi, per piacere. Io voglio sentire solo Bonomi oggi. Perché è così, risentiamolo. Confindustria sopporrà a tutti coloro, sì, che vorranno, esatto, intralciare il processo delle riforme. Questo, no. Da chi flirta con i Novax invece di pensare alla sicurezza di cittadini e lavoratori. Eccolo qua! Per tutta risposta faccio ascoltare uno dei capi dei Novax italiani. Sì. Lunga vita, e voglio dirlo molto chiaro, questi per me dicono delle cose folli. In parte dicono delle cose folli. Potranno, sulla libertà però hanno ragione. Sulla libertà hanno ragione. Ci sono degli spazi di libertà che sono compromessi e sono. Sì, è bene. Quale spazio di libertà? Per esempio, vogliono sospendere lo stipendio a chi non fa il Green Pass. Ma certo. Non puoi sospendere lo stipendio, non puoi affamare le persone. Ma non affami nessuno. Comunque, fatti il vaccino, non uno dei capi, coglioni. Uno dei capi dei Novax, capi, insomma, uno degli intellettuali di riferimento è il signor Girotto, che è di Radio Gamma 5. Massimo. Lunga vita a Radio Ma Gamma 5. Nessuno la vuol chiudere, sì, quella roba. Sì, molta gente la vuole chiudere. Quella roba lì nessuno la vuol chiudere. Senti, Novax è un termine coniato da neonazisti. Ma qui siamo alla folla. Vai. Io mi rifiuto di parlare di Novax perché fa vomitare questa parola. D'altra parte la fa vomitare perché fa vomitare chi l'ha coniata. Cioè i nazisti che l'hanno coniata, i neonazisti che l'hanno coniata. Chi resiste a questo ricatto criminale, cioè quello del Green Pass, rischia il confinamento. Beh, adesso fa un'esagerazione. Coloro che ancora resisteranno di fronte a una pressione o ricatto così formidabile e terribile e criminale saranno coloro che in fase successiva si potrà agire ancora più pesantemente. E perché non si può arrivare al confinamento? Perché no? Chi l'ha detto? Chi ha detto che non è possibile?
cosa sono questi container col filo spinato? Ma niente, quali non sono, container? Posso dirti, non sono dei container per il confinamento. I container. Dove vai, sono vai. I container? Questo è il top. Ma non puoi dire che è un delirio. È il top. È pazzo. È in parte un delirio. No, ma cosa in parte? Non esistono container col filo spinato da mettere i dissidenti. Diciamolo. Non esistono. Questi campi che stanno sorgendo in tutta Italia di container con l'inferiate e recintati da filo spinato, cosa sono? Per chi sono? Certo, possono essere, come dice Alfredo Belluco, preparati per qui, perché hanno già previsto che nei prossimi mesi ci saranno migliaia e migliaia di sfollati che non potendo più pagare il mutuo verranno buttati fuori dalla casa senza neanche aspettare lo sfratto esecutivo e quindi l'asta, l'istituzione dell'asta regolamentare, no? Appena non paghi più la rata del mutuo, la banca ti manda una letterina e tu te ne vieni fuori dai coglioni nei giorni. Ma arriviamo allo zenith del discorso. Figli di puttana bastardi, ti tolgono il lavoro e fanno fallire le famiglie. Questo con il Green Pass e con le norme anti-Covid. Vai! Oggi non ti arrestano mica, non c'è nessuna violenza. Ti tolgono il lavoro. Ti tolgono il lavoro. Ti sospendono a stipendio zero, figli di puttana. Ma figli di puttana criminali, ma se io ho 10.000 euro, 15.000 euro al mese... Ma posso anche fregarmene della sospensione. Ma se io guadagno a fatica 1.000 euro al mese, questo è grave. Non posso, per una sospensione di un mese significa già il fallimento per me e per la mia famiglia. Bastardi. Però su questo devo dire la verità, adesso io non uso gli stessi termini, bastardi, figli di puttana, nazisti, uso gli stessi termini, anche se ne uso altri e peggiori in alcuni casi. Ma non sarei mica d'accordo con questo delirio. Su questo, amico mio, su questo punto, sul fatto che alcune famiglie potrebbero finire sull'astrico senza stipendio, semplicemente perché non ti vuoi fare il Green Pass. Lo sono loro, per colpa loro. Senza essere un pericolo sanitario. Lo sono. Beh, te la dico forte, amico mio, sono dalla parte di costui che hai appena sentito. Te la dico forte, se tu mi chiedessi, non sui termini. Pensi che questo signore sia un cretino e un idiota? Se tu mi chiedessi Non te lo chiedo. Se tu mi chiedessi questo, io ti risponderei con Draghi, con le parole di Draghi. Se tu mi chiedessi, David, pensi che questo signore conduttore di sia un cretino? Se tu mi chiedessi, io ti risponderei sì a entrambe le domande. Solo se tu me lo chiedessi. Strade in diretta.